Io sono Ace Brave dal futuro e mi dispiace fare questa introduzione, ma devo farla per darvi il ponte che sta tra questo che sarebbe l'episodio successivo a quello che doveva uscire oggi, nel senso che l'episodio appunto 103 l'ho perso e quindi ho deciso di spostare il 104 indietro perché non voglio rifare le missioni perché comunque è parte dell'esperienza di gioco e quindi ho deciso di fare questa parte del ponte per spiegarvi un po' quello che è successo. L'episodio sarebbe stato quello che iniziava il 4 novembre 2016 e finiva il 7 novembre 2016. Oggi vedrete quello che invece inizia da qua e va avanti. Quindi carichiamo questo salvataggio e vi faccio vedere che cosa è successo. E eravamo rimasti con la missione dei rapimenti alieni a Parigi, che è stata una missione molto difficile in cui abbiamo trovato solo ed esclusivamente Mouton. I partecipanti sono questi. E le due reclute purtroppo le abbiamo perse entrambe. Quindi, se si fanno sentire nei commenti, darò il vostro nome ad altre reclute che non si fanno sentire eventualmente. Siete i primi della lista proprio perché siete morti e siete morti pure off camera. Grandi performance da parte degli altri. Adesso andiamo a caricare l'altro salvataggio perché questo lo faccio più che altro per Thomas che sta seguendo la lista appunto di uccisione e tutto. Così possiamo andare a vedere direttamente come siamo arrivati. Questo è l'episodio che inizierà oggi, lo vedrete tra poco, dopo che appunto avrò cambiato anche i miei vestiti in teoria, se non sbaglio, nell'episodio. Ma se andiamo a vedere chi ha partecipato alla missione, Tommaso aveva 19 uccisioni ed è salito a 22, quindi ha fatto 3 uccisioni, tutti Mouton, ricordo. Alexis è rimasta a 10. Poi chi c'era ancora? C'era Zetembe che è salito a 13. Tra l'altro Zetembe ottima performance perché a quanto pare a telecamere spente non sbaglia mai e potrebbe essere nella sua storia. Joram Freefolk ha fatto 1 uccisione ed è salito da 2 a 3. Ettore ha fatto 6 uccisioni, è passato da 26 a 32 e Roberto è passato da 40 a 44. E dovrei averli detti tutti, sì, esatto. Quindi questo è perché più che altro per l'introduzione per farvi vedere la differenza. La missione è andata bene. O meglio, è andata molto male in realtà, se consideriamo che sono morte due persone, che troviamo appunto al memoriale e ciascuno di loro ha fatto un'uccisione. Damian Guastella ha fatto un'uccisione e Jack O'Neill ha fatto un'uccisione, uccisi dal Mouton, tra l'altro fucile al plasma dal Mouton, come potete vedere. Purtroppo, però continuiamo ad andare avanti. Quindi ci vediamo all'episodio effettivo che inizia il 7 novembre 2016. Grazie ancora. Quanti chili avete perso dall'inizio, ragazzi? Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio della lunga guerra su XCOM Enemy Within con la Long Mod. Ah, Mod Long War, con la Long Mod War, stavo dicendo, e qualche altra piccola aggiunta. Ah, siamo dopo il giro di boa. Ho cominciato a segnarmi, guardate, c'ho il taccuino con un macello di roba segnata dall'episodio 100/2, che vi ricordo è dove potete arruolarvi e anche dove potete dare le vostre personalizzazioni, eccetera. Ho cominciato a metterne un pochino, quindi facciamo un attimo di nuovo il punto della situazione prima di partire per la missione. Abbiamo la possibilità, tra l'altro, abbiamo i soldi anche per poter fare l'addestramento ufficiali, però gli ufficiali che ho scelto saranno Elton e Dennis Zodias. Elton Anonymous e Dennis Zodias, che me li avete fatti. Non so ancora per i Mech. Praticamente tutti gli scout mi hanno chiesto di diventare Mech, quindi sono un po' così ancora. Non ho visto dei pesanti che me l'ha chiesto. Ho una lista degli psionici che è molto buona, che così quando avremo questi che finiscono li posso mandare a fare qualcosa. Sono Alan Crocker, Thomas Capitanio, Danny Bickey, Alexei Hohenheim, credo, perché mi ha scritto due cose diverse, Gabe Green e Eden Sol, a meno che non abbiamo due Alexei in squadra. Ricordatevi che in quel video dovete scrivere chi siete, perché a volte il vostro nickname non corrisponde a quello che mi avete lasciato e quindi è un po' un casino. Abbiamo Alexis e Alexei. Alexis, tra l'altro, ci ho cambiato un attimo i capelli, però più lunghi di così non posso farteli. A meno che non vuoi la coda di cavallo, però non mi piace granché. Mancano un po' di modelli da questo punto di vista, peccato, soprattutto per le donne. Gli altri devono ancora farci sentire, quindi molto probabilmente se non si fanno sentire questi nomi qua, comincerò a cambiarli. Però qualcuno l'ho sentito, qualcuno no. Tony Fetal Latte l'ho sentito, Andrea Persiani pure.
Però alcuni di questi no, ovviamente a Netto Durand non c'è, però ci siamo capiti, insomma. Tra l'altro, Misto ha fatto abbastanza esperienza per poter passare a grado di capitano. Nick Yonwar, Nick credo non possa fare altro, quindi non so se mi aveva chiesto di diventare qualcos'altro. Sei già un luogotenente, quindi ti mando sulla genetica quando faremo questo. Ho messo un po' di soprannomi. Purtroppo ci terremo l'idraulico tutto attaccato perché le virgolette è un po' un casino con Longwar. Diciamo idraulico o l'idraulico tutto attaccato. Vedete che qua mi viene cancellato ogni volta, quindi facciamo idraulico senza mettere null'altro con il nostro personaggino. Poi che cosa abbiamo messo? Alcuni dei nickname ho dovuto cambiarli, eccetera, eccetera, perché proprio non ci stanno. E fatemi vedere, allora, fatemi vedere tra l'altro a chi manca. Allora, vampiro è stato segnato di... però a quanto pare ti piaceva. Così appunto vi dico a chi mi manca le cose e quelli che sono cambiati. Qua ho scritto Delta 3-4, che a quanto pare era diverso da quello che avevo scritto io, che non aveva il 4. Lord Nikios, non so se vuoi avere un nome specifico, ma non credo di aver letto nulla. Earth Shooter, lo devo scrivere così senza la T perché non ci sta. So che non è la stessa cosa, però è quello che posso fare, così come avevo fatto Rolling Bones, no, qua lo devo accorciare senza mettere la G. Torri Miki ha cambiato nome in Torri Miki Lesbian Queen Trip Smoker, perché non posso farci stare come l'avevi detto tu e ho deciso di farlo così, così hai nome, cognome, doppi e devo dire che non è venuto male, secondo me, con... come cosa, poi chi abbiamo? Ruggero Pandino, che potrebbe essere Panda, non so se vuoi essere soprannominato Panda. Emma D'Argato, non so se era greco che volevi, però vedi tu. Abbiamo Lucia di Savoia, appunto, che è Luca di Savoia che ha bisogno del soprannome, non credo me l'abbia scritto, così come Eden Sol l'Eremita e Jack Thorne Nube. Poi gli altri più o meno mi avete già scritto qualcosa e credo di aver modificato ancora poca roba in realtà. Cane pazzo, Doorbreaker, Thunder Godzilla, Iron Lady. Ah, Guren Ragan, l'ho scritto così. In realtà è Guren, se non sbaglio, con due N, Lagan con due N ancora. Che è un anime, credo. E l'ho scritto alla giapponese così, perché così ci sta almeno. Spero ti piaccia lo stesso. Aimon Mischi non si chiama più Bomber, ma si chiama Drive Home. Tra l'altro è Love Driver, il primo soprannome che avevi, e quindi è cambiato ancora. Simon X Beltra è diventato Frodo. Poi abbiamo Belfo. Abbiamo Robert Vernon, che potremmo chiamarlo Beth come soprannome, però. Tipo è conosciuto col nome del genitore, così come capita abbastanza spesso. Alexei Acciaio Hohenheim è uno di quelli che appunto ha chiesto di diventare Mac, insieme a più o meno tutti quanti gli altri scout. Vediamo un po' di partire con la missione di oggi, che è lo schianto UFO. Inviamo lo Sky Ranger e lo inviamo con questa squadra qua. Già bella equipaggiata, come potete vedere, quindi dovremmo essere a posto. Portiamo... il Tenente Rosso Fuoco, che è un bel po' che non si vede. Danny Bicchi, che è un bel po' che non si vede in battaglia anche lui. Sierra Kay, Dagerov. E tra l'altro, come potete vedere, adesso siamo equipaggiati con un bel po' di armi Gauss. Abbiamo Danny Bicchi col fucile, Sierra Kay con il Saw, Snag con il fucilazzo della Madonna. Qua come si chiama? Il fucilazzo della Madonna, scritto tutto attaccato, che è il Railgun. E poi che cosa abbiamo ancora? Abbiamo loro due, Musazzi e Anonymous, che proveranno per la prima volta i fucili pesanti Gauss. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questa missione. Abbiamo un ingegnere in Gabriel Musazzi. Un ingegnere in Gabriel Musazzi con l'abilità di para, quindi potrebbe anche recuperare qualche con lo storditore qualcuno. Dobbiamo ripulire la zona prima che gli alieni recuperino i superstiti, che è quello che dobbiamo fare, cercare di spattaccare un po' tutto quanto. Tra l'altro sono tornato con la facecam, vabbè, dopo dirlo dopo 5 minuti di video, vabbè. E vediamo un po' come ce la caviamo qua. Allora, abbiamo la railgun, che è sempre una cosa be molto bella. Qua vedo delle esplosioni. Nord, dov'è il nord?
Ok, Badu c'ha il doppio comando e va benissimo se dovesse servire. Tu hai tre stordimenti e ripara Shiv che però non posso usarlo. Non abbiamo un sensore di movimento, giusto? No, perché ho deciso di portare lo storditore e lo scanner militare. Ok, quindi Dan, tu che puoi muoverti tanti. Ok, siamo nell'angolino della mappa, quindi ancora. Ok, oddio, cos'è sta roba? Cominciamo molto bene. Allora, sono 4 Muton e c'è il nostro primo Muton d'Elite. Che ha 28 di energia e c'ha il cannone della Madonna. Quindi già rischiamo tanto. Tu torna indietro da questa parte, allora. Ce l'abbiamo già molto molto dura. Tu hai un 57%, un altro 57, un 42, un 57 e basta. Siamo senza copertura, ragazzi. Siamo completamente senza copertura. Abbiamo questo coso qua e basta. Come copertura. Non è per niente buona la situazione. 57. Tu hai la possibilità però di one-shottare i tizi. Mamma mia, che rumore. Hai fatto 7 danni. Dobbiamo andare giù di granata della Madonna adesso, mi sa. Granata sacra, ovviamente si chiama granata della Madonna proprio. Ok, ottimo. Tu ti metti in guardia. Voi siete una casella distanti dal potergli sparare, quindi loro non dovrebbero riuscire a spararvi. Tu puoi fare uno stanatore su di lui. Spostarlo fuori. Ok, ha attivato la guardia, però non ha funzionato. Ok, l'abbiamo mosso in un'altra posizione che è ancora peggio in realtà qua. Tu potresti scattare. Mamma mia, è una situazione molto molto brutta, eh. Ok, per fortuna non abbiamo attivato altra roba. Vai di critico della Madonna. Ok, 9 critico, ma non abbiamo neanche tolto metà dell'energia. Sierra c'ha la possibilità di sopprimere questo, di stanarlo ancora. Direi che a questo punto lo sopprimi. Quello che puoi fare. Mamma mia. Abbiamo solo voi due che potete muovere. Loro sono stra mega incasinati. Tu a questo punto stai in guardia qua. E tu mettiti qua e 1%, 13%. Stai in guardia anche tu. Continua missione e speriamo di non morire. È quello che posso fare per adesso. 55, wow. Ok, non mi ha beccato. Il gioco sembra decisamente più fluido e spero vi piaccia perché devo ancora uscire effettivamente. Può attaccare 2 volte. Comunque non mi ha beccato per fortuna. Ok, Gabriel reagisce con un 19% che vabbè. Adesso comincerete ad abituarvi più a questo suono qua che a me piace molto, tra l'altro. 21, ok. Stanno sbagliando tanto ed è cosa buona e giusta. Bene, hanno sbagliato tutti. Però non sono ancora finiti. 19 su Bandu. E adesso tocca a noi. Ok. Allora. Andiamo di lanciafiamme? Allora, intanto tutti avvicini. Il lanciafiamme beccherebbe lui e basta. Quindi o lo becchiamo con lanciafiamme oppure gli spariamo al 41%. 47, 57, 87. Questo è anche fuori copertura. Quindi vai di 87. E dovrebbe attivarsi la concentrazione. Esatto. Quindi uno l'abbiamo fatto fuori. Adesso vediamo con gli altri. Prima, intanto possiamo addirittura tentare il fatto che tu abbia. Ah, tu hai lo sparo gratis. È vero. Tu hai lo sparo gratis. Se vai qua dentro. Quindi tu vai qua.
c'hai lo sparo gratis qui. Sono 11 danni critici. E adesso c'ha 8 di energia. In teoria dovresti ucciderlo. Questo Muton d'Elite. Che è bello grosso anche. Non so se è la versione gigante, diciamo, del Muton. Se vale anche come leader questa cosa. Oppure se ce n'è uno ancora più grosso. Tu sei troppo distante, ovviamente, per cercare di catturarlo. È un po' una follia cercare di catturare un Muton così. Però direi che il nostro capitano dà l'esempio uccidendo il nostro primo. Credo che abbia. Sì, ovviamente è un'altra medaglia tra le mille medaglie che ha segnato Thomas Capitanio, che sta tenendo il conto di tutte. C'è anche appunto la prima uccisione di ogni tipo di alieno. In questo caso è il primo Muton d'Elite ufficiale. Ok, Dan vieni qua e Dan sta in guardia. Gabriel vieni. Sta in guardia. Tu hai un 46% là e prendilo a sto punto. Ok, non ha preso. Tu sei troppo lontano. Vieni qua. Ok, ci ho provato. A questo punto voi state in guardia e tu spari a questo. Ah, c'è l'appuntamento olografico, avrei dovuto farlo prima. Ma va bene. E Sierra Kay viene qua. E mi stana questo? Ok, abbiamo un po' di guardie adesso. Credo tutte e due mancate, purtroppo. Purtroppo non c'è una terza guardia. Continuiamo. Ok, vediamo un po'. Abbiamo uno specialista da scoprire avvicinati in Bado, come sempre. Ok, scappa via. Sento rumore di cyberdisco, eh. Sono molto intelligenti, eh. Quando sanno che di essere in svantaggio, telano, eh. Cosa che, non, che di solito non fanno gli alieni in XCOM, quindi è molto migliorata la situazione. Freghiamoci in altamente. Che l'UFO è di qua, l'abbiamo visto, e anche la fusione. Ce ne freghiamo altamente, oppure. Io non me ne fregherei altamente, sinceramente. Ho sbagliato a muovermi. Legendary, vieni qua. Sergei, vieni qua. Ok, è fuori portata. Cioè, non è coperto, quindi posso ucciderlo così. Si attiva la concentrazione e ricarichi. Bado intanto secondo me viene qui. Ok, l'UFO è mezzo disintegrato. Sierra vieni in scatto qua. E Anonymous Elton vieni in scatto qua. Elton mi raccomando che devi imparare. Devi imparare da Bado come si fa a fare l'ufficiale perché. Lo puoi diventare molto presto. Ok, soppressione su Sergei vuol dire, no, vuol dire danno, quindi a me va anche bene. Tu ce la fai a colpirlo? 33. Ancora un po' bassina, come percentuale. Elton? Troppo lontano. Dan, vieni qua. Gabriel, vieni qua. Tu potresti. Proviamo il 33%. Vai. Vabbè, ci ho provato. Però si è attivato il. Ok, tu resta qua. Sierra, vieni qua. Tu resta qua. Tu resta qua. Tu hai un. Sei troppo lontano. Tu puoi venire qua e lo becchi. 64%. Vai. Provaci. Nope. Non potevo fargli. Potevo spostarlo anche. Però anche se perdiamo. Qua l'importante non è tanto la fusione quanto le leghe che troveremo. Anche se la fusione è sempre buona. Ma non dobbiamo rushare per cercare di fare qualcosa. Questo sta ancora scappando ed è qua.
Quindi se adesso io lo inseguo, sperando di non attivare altra gente. Ok, non lo vediamo da qua, quindi tu stavi in guardia. Riposizioniamoci da questa parte, cominciamo ad avvicinarci a questa zona qua. Quindi tu vieni qua. Aia, aia, aia. Adesso lui c'ha una possibilità di fiancheggiare. Ah, salvaci tu. Qualcuno gli spari. Dobbiamo confidare nella buona sorte adesso del 8200 guardie che metteremo. Oppure confidiamo nel nostro. Tu sei troppo lontano qua, quindi da qua ce la fai a prenderlo? Vai, rosso fuoco. Non lo vede. Occhi aperti. C'è bisogno di te, sappilo. Che se questo si sposta abbiamo da prenderlo e basta. Ok, è scappato via. Si becca 32 e 32 e 39. Perfetto. Ok, abbiamo ucciso il primo gruppo senza prendere neanche un danno, quindi sorprendentemente è andata molto bene. Abbiamo della fusione da quella parte, quindi a questo punto andiamoci da quella parte. Così evitiamo di andare dentro l'UFO più che altro, subito. Badu, vieni qua. Stiamo lontani dall'UFO ancora un po'. Perché tanto sappiamo che c'è un cyberdisco. Quindi quello ce lo becchiamo. Elton, vieni qua. Gabriel, vieni qua. Dan, vieni qua. Tu puoi venire qua. E Legendary, vieni qua. Il nostro zombie qua. Ok, adesso vediamo un po'. Ok, dritti da questa parte. Quindi tu vieni qua, sperando di non trovare un Dreadnought. Ok, siamo ancora abbastanza tranquilli. Rosso fuoco fa il giro di qua. Ok, e allora vieni qua. Perfetto. Legendary allora può fare il giro di qua. Gabriel viene qua. Sierra vieni qua. Badu. Abbiamo metà squadra che si muove tanto e metà squadra che non si muove di un cacchio. Pare, tipo, compreso danno ovviamente che non si muove mai di niente. Tu stai in guardia. Elton vieni qua. Quindi sapete perché? Perché mi mancano un sacco di oggetti che danno più mobilità, che ci sono, però non li ho mai ricercati, sbloccati, eccetera, perché ho dato altre priorità. Abbiamo anche un gruppo di nemici da questa parte, ok. Chi arriva di bello? Tra l'altro mettere lui in pre. Ok, si è disattivato un affare tu puoi arrivare fino a qua in fondo. Vai. Dove cacchio è la fusione? Quanto grande è sta mappa da sta parte? Ah, eccola qua. Una è qua e una deve essere qua, a quanto pare. Comunque, muoviamoci da questa parte. Magari stanno anche abbastanza in alto, secondo me. Roger Wilco. Elton vieni qua sopra. Sergei vieni qua e sta in guardia. Sierra vieni qua. E Badu vieni dietro quest'albero. Preso un po' la zona sopraelevata, così se arrivano. Che probabilmente questi girano intorno all'UFO. Ok, abbiamo questa fusione qua che la vediamo da qua. Ma ce n'era un'altra di qua, o sbaglio? Ok. Qua c'è. Ok, un cyberdisco che mi ha visto da lontanissimo. E un paio di.
altri personaggi. Quindi allora, tutto indietro adesso, ovviamente. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un cyber disco con 4 droni, ok, quindi il pod classico del primo cyber disco, al completo ovviamente. Tu vieni qua. Dobbiamo prenderci anche il tempo di ricaricare a proposito, quindi tu vieni qua. Dan fa il giro per dietro. Sierra vieni qua. Elton viene al posto tuo e tu vai qua. Ah, giusto, Legendary ha i saltini. Tu vieni qua. E Gabriel viene con Dan qua dietro. Rivediamo un po'. Eccolo che arriva. Abbiamo una reazione. Nope. Troppo Sergei gli è mancato, ma siamo ancora molto molto lontani, eh. Quindi sapete cosa facciamo? Facciamo ricarica, ricarica, ricarica e guardia. Voi vi riposizionate qua. Tutti riposizioni qua. Tu ricarichi, tu ok, e tu vieni qua davanti. Fatto un po' di guardia, un po' di ricariche, eccoli che arrivano. Ops, nope. Ancora qualcuno? Drone con 7 di energia, tra l'altro. Vediamo se l'angolo dello scout di Rosso Fuoco è buono. Nope. Poche di reazione, purtroppo non sono granché, soprattutto quando sono volanti. Però lui è abbastanza furbo da venire avanti da solo. Elton però ha un'ottima mira. E fa i 6 danni. Come vedete adesso le armi Gauss stanno cominciando ad avere effetto. E pian piano passeremo a rimpiazzare insomma le armi laser. Qua direi che questo che è uno di energia lo possiamo uccidere con Badu? Nah, Badu ha già fatto un sacco di decisioni. Chi è che ha bisogno di esperienza? Tu. Sierra che ha bisogno di esperienza. Tu stai in guardia. Voi state tutti in guardia. Tu mettiti ricarica. Tu ricarica. Tu guardia. Tu guardia. Ok, secondo drone. Eccolo qua. Questo si è messo in guardia. Allora, chi lo vede? Lo vede il medico, lo vede Sierra, lo vede. Tu lo vedi, ma sei troppo lontano per sparargli. Allora, tu hai la possibilità di fare stanatore anche. Che gli fa 4 danni, però non lo muove. Ok. Tu stai in guardia. Tu dovresti venire qua. Da qua lo vedi? Da qua vedi lui. Sono 5 danni sul drone, ottimo. Legendary c'hai un 49, un 49. Provo a distruggere il drone. Nope. Tu da qua non vedi nessuno, quindi vieni qua avanti. Ti becchi l'attacco del cyberdisco, ma c'hai un 19%. Ok, non ha preso. Se mi prendeva era un casino, però va bene. E da qua vedi uno e vedi due. 67%. Vai. Mancato? Ah, per appuntamento olografico. Abbiamo voi tre e basta che possono fare qualcosa. Quindi tu puoi venire al posto suo e tu potresti scattare fin qua. È molto rischiosa. Sierra ha già fatto il suo movimento, sì. Quindi, intanto vediamo di muoverti qua. Comando. Però tu, se faccio comando, spari e basta. Non puoi fare soppressione. Dovrei sparare a lui comunque, più possibile.
Adesso non posso scattare qua, a quanto pare. No, qua non va per niente bene. Sta in copertura addirittura. Tu vieni qua. E tu stai in guardia. Vediamo un po' cosa fa. Questo viene a curare? Esatto. Ripariamo Cyberdisco e ripariamo Cyberdisco e poi vediamo cosa fa Cyberdisco. Cyberdisco c'ha 20 di energia. Qua c'è il terzo drone che arriva. Che ne abbiamo ucciso uno solo, ne abbiamo distrutto uno solo. 57. Au, sono 8 danni. Però adesso bisogna fare i danni della vita. 97, 167. Allora, andiamo col 67. Dimmi che c'è qualcun altro che ha il puntatore olografico. Tu hai Ranger, riflessi, rialzo strategico, visore di squadra, state tranquilli. Scusate, il puntamento olografico è quello così e non ce l'ha nessuno. No, l'unico che ce l'ha è Dagerov. Medico dov'è? Medico è qua, quindi tu vieni qua dietro e spari a lui. Mancato! Aia! Tu cura lui. Bravissima. E c'hai anche la possibilità di sparare 79, 59, 49, 79. Vai col 79 qua. Fuori uno. Tu sopprimi lui. Facciamo fare questo. Così magari gli distruggiamo prima i droni attorno. Tu sei troppo lontano per poter sparare. La posizione è ottima con rialzo e tutto, ma sei troppo lontano per poter sparare, purtroppo. Ti metto in guardia, speriamo bene. Tu vieni qua. 62, 52, 82. 5 danni. Tu ti sposti un po' più avanti. 66, 56. 66. Mancato. E poi abbiamo Badu e i missili, che si muove di pochissimo purtroppo. E tu vieni qua allora. E Badu, che cacchio gli faccio fare? 21, 11, 30, 35? Wow! Complimenti, ho detto, ma sì, proviamo. E ha funzionato. Questo scappa via? Ok, mi ha fatto il giro. E aiuto, aiuto, aiuto. Ok, è in guardia. Bene. Bene, bene, bene. Allora, di nuovo, 67. Mancato, terza volta mancato con una percentuale alta, eh. Dovrei prendere lo scout e muoverlo adesso. Così si prende. No, prima vediamo se riusciamo a sopprimerlo di nuovo. Quindi se adesso ho la soppressione, in teoria tu puoi muoverti qua. Ok, non si è beccato non so per, non si è beccato que non si è beccato la reazione perché credo per via dell'albero, non per altro. E tu spari a lui. Ma la cosa che volevo cercare di capire era se io adesso prendo Alexei e attiro il fuoco nemico, che a quanto pare non si attiva e va benissimo così, perché lo sto sopprimendo, perché in teoria è se lo sto sopprimendo e ho il fuoco di copertura, lui mi fa il fuoco di reazione, però Sierra K fa il suo colpo di reazione. Tu puoi venire qua, così che la posizione è liberata finalmente e c'hai un colpo buono su questo.
come vedete sono 6 danni quando è chiuso, perché abbiamo la penetrazione all'armatura che è bella forte. Come vedete è un po' più facile affrontare sti tizi qua adesso. Col fucile laser non tanto, ma con fucili Gauss sì. Tra l'altro anche danna la suppressione dei loro rami. Negative damage, sappiate che è una frase che non ha assolutamente senso, perché vuol dire che mi ha curato. Negative damage, zero damage ha senso. Tu direi che fai fuoco in corsa e vai qua dietro a quest'albero e vai di 81%. Come vedete gli ho fatto solo due danni con un fucile laser. Tu vai a curarlo, immaginavo. Quanto ha di energia? 3. Ok, quindi 11. È ancora in guardia. Bene. Ce la facciamo colpirlo? 2 su 3 e siamo al quarto colpo. Oh là. 7 danni. Ottimo. Questo elimina questo in teoria. Perfetto. E Sierra, mi butti giù questo? Bravissima. 9 danni. Perfetto. Abbiamo ucciso 10 alieni. Allora, tu stai... Riposizioniamo la squadra, quindi tu vieni qua. Stai in guardia. Tu... così, tu così. Tu così. Tu così. Ricaricate un po'. Fusione non ne abbiamo recuperato perché è passato decisamente troppo tempo. E qua e ho sentito esplodere l'ultima che se n'è andata via. Abbiamo ricaricato tutti adesso e vediamo di avvicinarci all'UFO dove ci sono in teoria i 3 esterni, un esterno. Quanti saranno tra l'altro? Non lo so esattamente quanti saranno, visto che abbiamo trovato un Mutant Elite. Potrebbe essere un sacco di gente, ancora. Allora, Badu, vieni qua. Elton, vieni qua. Tu 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 vieni qua. Così uniamo la squadra. Adesso ci avviciniamo probabilmente a questa porta. Perché entrare da questi là... Sento sectoidi. Quindi c'è un sectoide comandante, in teoria. Sembra strano che siano solo sectoidi. Allora, qua c'è un muro distrutto. E qua c'è un altro muro distrutto. Quindi questa è un'area un pelino troppo aperta. Quindi sapete cosa facciamo? Veniamo di... qua. Ok. Sì, veniamo da questa parte allora. Puoi correre addirittura fino a qua. Bello che il nostro scout, che è quello che dovrebbe stare più lontano di tutti, è quello che si può muovere di più, giustamente perché è uno scout. Ok. Siamo belli lontani. Sì, sì, sono qua dentro. L'UFO è disintegrato, l'abbiamo disintegrato un bel po', eh. C'è tutta la parte divelta da questa parte. Allora tu vieni qua in mezzo. Badu vieni qua. Perché devi fare... Ok. Sembrava facessi un giro stranissimo. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. E tu vieni qua. E adesso stiamo pronti ad aprire. Coco. Ok, non c'è ancora nessuno. Abbiamo ancora tra l'altro due punti abbastanza interessanti. Stiamo facendo la coreografia qua per muoverli. Un medikit in più per curare il mech ci starebbe, secondo me. Non si sa mai. Ne abbiamo tanti.
Ok, andiamo qui. Andiamo. Ok, ancora niente. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Legendary viene qua. Elton viene qua. Badu viene qua in prima linea. Ok, questa sensazione qua, tra l'altro, lo dico sempre, ma se vi ricordate l'UFO originale di UFO Defense, c'è questa cosa che si entra. Cioè, la parte iniziale, poi ci sono le due porte laterali, che appunto è l'UFO che avrò fatto miliardi e miliardi di volte, che è l'UFO primario del gioco. Non c'è ancora nessuno, abbiamo disintegrato questo. Tra l'altro c'era questa, era l'interno di questa cosa. Ok, mi sto muovendo. Badu, vieni qua. Attenzione a non fare misclick, che sennò è un casino. Vieni qua, tu vieni qua, tu vieni qua, tu vieni qua e tu vieni qua. I nostri Power Ranger qua sono sempre più attivi. Cos'è stato? Gli alieni sono stati, chi vuoi che sia stato? Allora, tu intanto cura lui. Tutti in guardia. Pronti? Attenti? Via. Cucù! Ancora niente. Allora sono qua. Cecchino? Ti dispiacerebbe lanciare lo scanner militare in faccia a uno dei tuoi alleati, a quanto pare? Prova a venire tu qua. Puoi lanciare lo scanner militare qui, giusto per vedere che non siano qua, perché se non sono qua e sono qua, siamo a posto. Non sono lì. Ok, non è che troviamo un etereo in questo UFO. Ok, qua abbiamo la zona aperta qua dietro, non mi piace più di tanto. Vieni qua, tu vieni qua, tu vieni qua, tu vieni qua. Ok, tu sei in questa posizione qua, no, sarebbe meglio il contrario. Sì, sono qua davanti. Ok, potrei entrare. Sì, sono uno qua e uno è qui. Quindi io potrei fare una cosa molto interessante, cioè quella di mettere tutti in guardia per un turno. Il prossimo turno sono sicuro dove sono, più o meno, se non si spostano. Allora, sono uno qua, uno è proprio dietro la porta, uno è qua e uno è qui. E un altro è qua. E basta, quindi dovrebbero essere 4, 1, 2, 3 e 4. E questo mi viene detto dal fatto che non posso muovermi nelle caselle dove ci sono loro. Quindi sono queste due caselle, questa casella qui e questa casella qua. Se io faccio il lanciafiamme qua così, li becco. Proviamo. Nope. Era per vedere, magari riuscivamo a fare qualcosa di interessante. Vabbè, intanto facciamo un altro turno senza fare niente. Sono ancora lì, no? Sì. Non si stanno muovendo. Controlliamo. Non si stanno muovendo. Perfetto. Quindi adesso li metto tutti in guardia e poi apro. Ed è un macello. Oppure. No, apriamo e basta. No, che attacco. No. Apri. Apri. Ok. Cucù! Ah, ok, giusto. A parte specialista di scontri avvicinati. Bam!
giustamente erano sono un comandante e tre navigatori. Ottimo. Allora, abbiamo fatto un bel po' di danni a lui, già per cominciare, buono. Lui si è spostato fuori. Sergei può venire qua e fiancheggiare questi due e usare il lanciafiamme, che non sarebbe male. Tu non hai visuale. Tu, Elton, hai un 46, un 72, un 50 e un 46. Questi due 72 su questo potrebbero essere molto buoni. 10 critico, buonissimo. Più. La tua arma ha cambiato colore, tra l'altro, nel frattempo. Più 5 danni, quindi chirurgico. Tu puoi anche lanciare il tuo razzo qua. Però mi sa che questi sono computer alieni, quindi meglio non distruggerli. Possiamo tentare di attivare. Tu hai un 100%, 9 danni più la possibilità di fare critico. Però non li uccidi. Tu hai lo sparo gratuito. Quindi tu puoi venire qui. C'hai lo sparo gratuito su questo. Ed è addirittura un critico che lo uccide. 12 critico. E poi c'hai 98 e 88. 98 direi che ci sta. Abbiamo quasi ucciso anche l'altro. Possiamo, visto che non ha un cacchio di energia. Ah, per una casella. Per una casella. Sul serio. Per una casella tu non riesci a stordirlo. A meno che non lo lasciamo vivo in qualche maniera. Però tu non hai. Esatto, non abbiamo la possibilità. Possiamo sopprimerlo. Possiamo sopprimere tutti e due, in realtà. Allora, intanto iniziamo da Legendary Overlord, che a quanto pare è verde diventato. No, non è diventato verde, è la luce. Allora, tu puoi attaccare questo. E sono due danni solo. Sierra. Puoi venire qua davanti. Che percentuale? 97 e 74. Vai di 74. Mancato col 74. Sbagliato. Andiamo di granata. Andiamo di fucile da fucile del signor Ciclope qua. Allora, mi fai stanatore su di lui, dovrebbe ucciderlo. Perfetto, un danno preciso. E Dan mi fa la soppressione. Gli spari. Sono 5 danni. A 8 di energia. Questo si becca l'attacco di Dan. Sono 6 danni. Però si sta muovendo. Dove cacchio vai? Scappa. Scappa del tutto. Ok. Completamente a caso è andato via. Però ha recuperato energia. Quindi purtroppo mi sa che. Sì, esatto, tu sei troppo lontano anche per fare qualunque cosa. Quindi andiamo qua. Sergei è tutto tuo. Sempre se lo trovi, perché a quanto pare è scappato ancora di più. Andiamo di fuoco in corsa. Avanza la posizione di tiro che è questa. Cucù! È come solo Badu sa fare. L'operazione è stata un successo ed è anche durata abbastanza. 14 alieni, nessun morto. Non abbiamo preso danno se non Sergei, che tra l'altro l'ha preso solo sull'armatura, quindi in teoria non dovrebbe neanche essere ferito. Quindi bene, bene, bene. Oh yeah. E abbiamo il signor Miss Badu, che è diventato capitano di quarto livello.
Può prendersi senso tattico, fatevi sotto e velocista, permette al soldato di muoversi di 3 caselle extra. Questo sarebbe molto interessante, però va bene con toccata e fuga. Però tu hai faccia a faccia, sei immune ai colpi critici, potrebbe essere che ti aumenta la difesa così non ti beccheranno mai. Fatevi sotto e aumenta i danni dei colpi critici, quindi quando fai critico fai malissimo. E hai aggressione specialista. Hai una buona percentuale di critico, quindi forse mi sbado con fatevi sotto è ancora meglio. E poi appunto c'è riflessi fulminei, condizionamento e puntamento zone vitali che li abbiamo già descritti precedentemente. Complimenti a tutti per la missione, autopsia di Mutant Elite adesso ce l'abbiamo disponibile, abbiamo recuperato 46 leghe, 27 frammenti, 2 di fusione, 31 leghe e un po' di roba tutta danneggiata però. La fonte energetica è buona ma il resto è tutto danneggiato, quindi andiamo a venderla. Prima che mi dimentichi, non abbiamo nulla tra l'altro di distrutto. Stavo vedendo. Fonte energetica, cominciamo ad averne un bel po' ed è buona cosa. Altri soldi per noi. E adesso con 64 leghe possiamo creare la struttura? Possiamo creare la rete satellitare. E lo facciamo. Costruisci velocemente, 75 leghe, 20 di fusione. No, 21 giorni. Siamo ancora all'interno del mese. Vai di rete satellitare, poi sposterò, devo distruggere questi due per fare le altre reti satellitari. Però va bene così. Laboratorio psionico, possiamo fare il laboratorio genetico anche. Mi direi che andiamo a costruire anche questo. E poi abbiamo appunto il laboratorio classico, scientifico da mettere qua. E qua che cosa ci mettiamo? Una rimessa, un altro laboratorio, probabilmente due laboratori. No, la camera di Gollop dobbiamo anche tenere spazio. E poi da questa parte invece abbiamo le rimesse, eccetera, eccetera. E qua c'è tutta quanta la roba aggiuntiva di generatori, insomma. Che ci servono perché comunque abbiamo 99 di energia usata, quindi ci servirà ancora qualcosa. Quindi molto molto bene, abbiamo due cose molto buone. Qua adesso non abbiamo più soldi per fare le nostre cose, però direi che va bene così. Non abbiamo tra l'altro neanche richieste. E tra l'altro abbiamo la possibilità di lanciare un satellite in orbita sull'India per riprenderci l'India, che è una cosa che devo fare perché così novembre diventa il mese in cui abbiamo tutto il lato destro della mappa del mondo. In realtà abbiamo l'Asia e l'Europa ben coperti e l'Australia ben coperta, l'Oceania che conta come. No, non conta, conta come Australasia, insomma. Quindi abbiamo questa zona qua e questa zona qua coperte, mentre da questa parte che sono gli altri tre, sono, uno è completamente perso, uno è ancora coperto ed è anche bello, bello protetto il Brasile, però è a rischio. E poi abbiamo il Messico, Canada e Stati Uniti che sono ancora incasinati. Quindi potrei lanciare satelliti a robe varie. Però il satellite che ho dovrei lanciarlo qua, anche perché poi cominceremo ad avere gli sconti per la fonderia, che è un'ottima cosa. Continuiamo ad andare avanti, non abbiamo null'altro da fare al momento, quindi arriva il secondo di questo, frammenti di arma, prendili pure. Abbiamo appunto il secondo paladino, c'è arrivata la nube rigenerativa, quindi adesso il nostro personaggio funzionerà. UFO da supremazia in Brasile, questo vuole buttarmi giù il satellite. Fenix. Andiamo di cannone Fenix e poi di laser. Speriamo bene. Sta andando diretto proprio. Pronti a premere? Va a portata di tiro. Come vedete spara molto velocemente, però non fa granché di danno. Ok, gli ho rotto un po' le balle. Andiamo con il cannone laser adesso. Vediamo se riusciamo a fargli un po' più di danno. Come vedete spara un po' più velocemente, però è abbastanza poco potente per adesso, perché tenete conto che diventerà l'arma Gauss di prossimo livello, nel momento in cui riesco a fare qualcosa. Ottimo colpo critico per inizio. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo un altro schianto UFO.
Abbiamo un altro schianto UFO. Molto molto bene, la facciamo subito. Allora, intanto vediamo chi c'è. Dei soldati speciali, chiamiamoli così. In realtà non è che sono, cioè, sono speciali, nel senso che sono chi scelgo io. E portiamoci dietro allora il guardiano. Con la railgun. E ce la porti ci portiamo dietro la nube rigeneratrice tripla, come potete vedere. Puntatore olografico e scope, così riesce a sparare ancora di più. Quindi abbiamo la nube rigenerativa che, come vedete, va sulla spalla. E appunto il medico adesso farà da medico. Con a parte il medico da campo, che appunto utilizzo triplo. Però questo è l'applicazione di un medico che ti richiede un preciso controllo montorio. Al contrario, il mech può espellere una nube curativa che guarisce tutte le unità alleate all'interno del raggio d'azione. Quindi sarà una missione in cui staremo tutti quanti belli vicini vicini, se continuiamo così. E man mano che andremo avanti, tra l'altro, non ve l'ho detto, ma ve lo dico adesso e concludiamo il video perché sennò diventa troppo lungo e non riesco neanche a caricarlo. Tra un po', quando riuscirò a fare le armature di prossimo livello, di altri tier, di livelli avanzati, potremmo portare più cose contemporaneamente. Quindi la nube rigenerativa e il lanciafiamme, ad esempio. Perché per adesso si può portarne uno solo. Più due oggetti che sono quelli aggiuntivi, ma non sono le armi secondarie. Mentre le armi secondarie, se non sbaglio, si possono utilizzare di più. Più avanti. Quindi in questa missione vedrò di organizzare la squadra adesso, porterò sicuramente il medico e appunto abbiamo diciamo che non vi mostro chi parteciperà, vi mostro solo chi voglio far debuttare o qualche arma che voglio far debuttare. In questa missione abbiamo visto il debutto delle armi Gauss che sono decisamente fighe. E adesso vedremo il debutto della nube rigenerativa. Io sono East Brave, ci vediamo quindi al prossimo episodio. Namaste! Peace!